Ci troviamo di fronte a Confindustria con i lavoratori dell'Inda. Che cosa sta succedendo? Allora, noi ci troviamo nella condizione che l'azienda a inizio di gennaio, l'11 gennaio, ha fatto la richiesta di andare in concordato per una ristrutturazione del debito. Ci può stare perché l'azienda era un po' di anni che aveva dei problemi finanziari e economici. Il problema è che poi ci hanno detto che hanno trovato una soluzione, hanno trovato una partnership che potrebbe dargli una mano a risollevare le sorti o perlomeno a pagare questa ristrutturazione del credito. Il problema è che ci hanno detto che per fare questo giochino qua loro devono trasferire tutte le attività tranne la vetreria e una parte dell'ufficio tecnico che resta qua, il resto viene trasferito tutto quanto a Verona presso la nuova società che aiuta appunto la Inda. Il problema è che questo qua, dai conti che abbiamo fatto, comporta licenziamenti per circa 90-100 persone. Su un'azienda di 140 persone, questi qua sono i numeri e noi siamo fortemente preoccupati. Ecco, da parte dei sindacati che cosa si vuole proporre? Noi vogliamo capire, tanto per incominciare, che cosa vogliono fare e vogliamo fare in maniera che resti qua più lavoro possibile, specie in particolar modo in confezionamento, perché la nostra è un'azienda che era leader nel settore dei box doccia di alta gamma, facevano dei box doccia a un livello importante. L'azienda che sta arrivando a dare una mano alla Inda è un'azienda che fa prodotti di bassa gamma. Il rischio che noi temiamo è che stanno portando via praticamente tutto il valore aggiunto di questa società. Ora, noi diciamo che il prodotto di valore aggiunto deve restare qua a Bergamo, non deve essere portato via.